E la vigilia del tanto atteso 7 settembre, una data che per i tifosi del Catania e per la stessa società rossa-azzurra conta tantissimo, soprattutto per le possibilità di ripescaggio in Serie B mai sfumate del tutto. Fino a ieri sera, tra l'altro, la speranza era accompagnata anche da una sorta di sfiducia legata ad un presunto complotto del palazzo, ovviamente mai provato, che tanti tifosi hanno spesso chiamato in causa. Proprio ieri sera, però, la scelta del Catania di fissare l'amichevole contro la Regina per domani sera al Massimino ha dato forza alle speranze dei sostenitori rossazzurri, che si augurano che il Catania possa aver percepito che ci siano concrete possibilità di festeggiare il ripescaggio in B in concomitanza con la partita. Al momento chiaramente restano solo supposizioni, mentre è più reale che mai la querela presentata dalla società rossazzurra contro Fabricini e chi il 13 agosto ha permesso che venissero bloccati i ripescaggi, trasformando illegittimamente il format della Serie B a 19 squadre e danneggiando di fatto il Catania. La sensazione è che se non dovesse andare in porto il ritorno dei rossazzurri nel campionato cadetto, si profilerebbe comunque un risarcimento danni da non sottovalutare, ma è chiaro che tutto l'ambiente si augura il ripescaggio immediato. Domani si saprà finalmente tutto, a partire dal numero di squadre che parteciperanno al campionato di B, fino ai nomi di quelle ripescate. Decisioni separate dai tifosi del Catania da una sola lunghissima notte insonne.